Buongiorno, lei è il vicino di casa? E Sì, io abito nel piano superiore. ha sentito? Sì, io sono. Questa è la seconda casa, sia per me che per la famiglia Bressi. Questa notte alle 3 mi hanno svegliato dei rumori strani, sordi. Ho pensato ai ladri, ma qui è impossibile trovare dei ladri. E poi alle 7 sento delle urla lancinanti, stranissime, che non dimenticherò mai. Faccio la rampa di scala e di corsa e vedo la mamma di questi bambini che erano stato, si rotolava per terra, diceva che i bambini non si svegliavano. Cerco di entrare a casa di questa famiglia, ma mi blocca subito un poliziotto. E da lì a poco vengo a sapere che i bambini sono stati uccisi dal padre che è scappato. Il padre non l'ha visto. Il padre non l'ho visto, no. L'aveva visto nei giorni scorsi. Io no, mio figlio sì, mio figlio è qui da una settimana per fare gli esami in università, io sono salito a portare la spesa a Filippo, a mio figlio, e so che loro erano qui da circa una settimana. Io ho visto i bambini ieri sera qui nel cortiletto a Che giocare. giocavano. Sì, è una cosa tremenda. E il primo soccorso che hanno avuto mi dice, piangendo quella della Croce Rossa, che cose brutte le ha viste, ma così no. Io ho Immagino. chiesto, ho avuto la curiosità di chiedere che, come fossero morti, mi ha detto che erano blu. Probabilmente E allora ho strangolati. pensato allo strangolamento e ho pensato che forse quei rumori erano, non lo so che cosa. E mi fa star male il pensiero che io non ho potuto fare niente. Ho fatto una rampa e potevo salvarli, forse. Non li ha sentiti però, Non che li ho non avrebbe sentiti né potuto gridare né fare nulla. niente, però il pensiero che facevo una rampa di scale e buttavo giù, facevo qualcosa. Questa impotenza qui, perché poi i bambini per me sono, per tutti sono una cosa sacra. Si consumava questa roba orribile a pochi metri da casa mia mentre io dormivo sopra. Questo mi fa star male, capisce? Molto male.